Cosa avviene dentro ciascun essere umano? C'è un livello che è l'anima e che è il livello della purezza e della luce. Tutte le qualità dell'amore, il rispetto per gli altri, la benevolenza, tutto quanto. Poi negli esseri umani è successo in quasi tutti qualcosa. Questa parte, l'anima da piccola, incontra una ferita. Per esempio l'abbandono di un genitore, il tradimento di un genitore, che sia il padre o con la madre. È diverso, ma sono sempre cose. E adesso andiamo a vedere cosa succede. Qui è l'animo del bambino, che è pulito, che si affida e di cosa ha bisogno da parte dei genitori. Del cuore, di tutte le qualità. Quindi, accettazione, attenzione, rispetto, benevolenza, empatia, ma non solo, ma anche direzione. Il bambino ha bisogno di avere una guida. E così via. Incoraggiamento, ma anche feedback. Questo sì, questo no, sempre da una posizione di benevolenza. Ma i genitori sono sempre così? No. Stenterete a crederlo, ma ci sono genitori. Alcuni, rari, ma ci sono rari genitori che sono ansiosi, preoccupati, impauriti, ossessivi, schizoidi, narcisisti. E quando parlo di genitori narcisisti non intendo che il genitore è tutto narcisista, intendo che dentro di lui c'è una parte narcisista che ogni tanto esce fuori, per cui il genitore è amorevole, amorevole, a un certo punto c'è la parte narcisista. E il bambino si becca quella parte lì, se la prende, e per il bambino il narcisismo di un genitore è una forma sadica che il bambino riceve. Perché, vedete, come vive, quando ci occuperemo del narcisismo, il narcisismo è interessato a questo, al potere sugli altri, è interessato al dominio, è interessato proprio alla prevaricazione. Perché? Perché deve emergere, deve essere il più grande, deve stare qua. Allora è facile per un genitore mettersi qua e schiacciare il bambino qua. Questo non è... Se anche accade ogni tanto, il bambino lo sente come una ferita potente. Questo è sadismo. Il bambino percepisce il sadismo del genitore. Il bambino prima percepisce l'amore del genitore e poi lo percepisce come colui che, anziché proteggerlo, lo perseguita, lo punisce. Lo domina. Allora, tra queste due forze, questa e questa, cosa può fare il bambino? Ecco. E quando si trova di fronte a questo enigma, ma mia mamma è questo o è questo? O? Pare che i bambini distinguano tra una mamma così e una mamma così, per esempio. La mamma narcisista è una mamma cattiva, la mamma buona è l'altra. Un inizio fanno questo. Ma poi si rendono conto che non c'è questa senza questo, che ogni tanto è così, ogni tanto è così. Se sono molto fortunati, le circostanze sono favorevoli, dicono sì, è questo ma anche questo. E quindi di cosa mi occupo? Io porto attenzione soprattutto a quando è la madre, non quando è qua, ma quando è qua.
Quindi questa è la mia vera mamma e quella lì è una mamma quando c'ha dei disturbi, quindi insomma. Ah. Ma può succedere anche il contrario. Deve succedere che considero la mia vera mamma questa qua, quella che è narcisista, e su questo porto l'attenzione, su questo non la vedo più. Quindi abbiamo cominciato a parlare della ferita dei bambini. La ferita è incontrare qualcosa che non si sa come cosa fare, perché non c'è soluzione. Tenete conto che un bambino non ha la mente di un adulto organizzata, ha una mente parecchio frantumata, quindi è difficilissimo confrontarsi con cose così. È difficile anche per un adulto, figurati per un bambino, non sa come prenderlo. E allora, per fare molto in sintesi, questa energia, che è un'energia di espansione e amore del bambino, predisposto dalla specie, predisposto dalla natura, a socializzare, a imparare il più possibile, a espandere le proprie capacità, di fronte alla ferita, che può essere traumatica oppure una ferita che si ripete più volte, per cui poi si ingrandisce col tempo, la sua energia vitale, che è espansiva, che fa così, che esplora il mondo, cosa può fare? Di fronte alla ferita, dall'abbandono, del tradimento, della prevaricazione, del sadismo, una parte del bambino può darsi la responsabilità. Sono io il colpevole, colpa mia. Ed è talmente forte il senso di colpa mia che il bambino dice: vabbè, sono talmente balordo, talmente bastardo, talmente sbagliato che è meglio che mi faccia fuori. Quindi in alcuni trovi proprio una tendenza al suicidio. E non è in pochissime persone, se vai a scavare, che c'è una parte che c'è. Allora, via. Sono io sbagliato. C'è un'altra parte che invece considera che quello sbagliato è quello fuori e quindi punta il dito sull'altro. Questo prova tristezza e diciamo anche prova rabbia contro di sé. Odio contro di sé. L'altro prova odio contro l'altro. Capite che queste due parti convivono nella stessa persona. E quindi tra di loro c'è un conflitto mica da scherzo. Perché la politica di questa parte qui è punire l'altro o ottenere risarcimento. La politica di questa qua è punire se stesso. Vi sto facendo l'ipotesi più semplice. Quando il bambino cresce si accorge sempre di più che la politica narcisista del punire l'altro ha degli inconvenienti, che l'altro tende a ritirarsi. Quindi il bambino perde l'appartenenza, perde l'affetto, qui rischia di perdere l'affetto. Se tira fuori la sua rabbia continuamente, perde l'affetto. E allora interviene un'altra parte, che chiamiamo maschera, che ferma, inibisce la parte più narcisista. Top, fermati, basta, stai zitto! E cerca di ributtarla nel senso di colpa. Così abbiamo questa tremenda danza. È colpa mia. Si sente male. A un certo punto, l'altra si riprende e dice: no, è colpa tua, è odio, è risentimento. E quindi l'alternanza è tra l'odio per sé e l'odio per l'altro. E non è mica un granché bello, eh? Perché nella danza
c'è comunque che cosa? Sempre una danza di potere è l'odio per l'altro che cerchi di mettere sotto, perché lo devi mettere sotto perché tuo odio possa funzionare. Quindi devi acquisire situazioni di potere. Quindi dentro la personalità umana, quando l'amore viene ferito, si verifica non più l'amore ma l'odio. E l'odio può essere o contro la persona che ferisce o direttamente contro noi stessi. E questa è la sintesi. Poi interviene la maschera che dice, ma no, ma vabbè, ma ci vogliamo bene. In fondo ti ho odiato un po', ma non è niente da rire. Io in realtà ti rispetto. Ma mentre dico questo, non è mica vero, nel senso che la maschera crede così, ma dentro c'è una parte che dice non dovrei manco alzarmi a salutarla perché non sono degno di lei, dovrei sparire. E un'altra parte, io la dovrei uccidere. E poi questa parte che dice io dovrei uccidere te, questa parte che dice questo, pensate cosa, come considera il governo che invece va da lei e gli dice vabbè dai, facciamo la pace. Capite? Quindi l'odio verso l'altro diventa anche odio verso l'io che vuol fare la pace con l'altro.